Io stavo sotto col comitato Vele, con un megafono in mano, mentre Del Rio annunciava il commissario, io ero con la mia comunità di Scampia, con i cittadini che chiedevano che il governo consideri rapidamente il nostro progetto di abbattimento e riqualificazione delle vele. Ricordo che Renzi, quando venne il 14 agosto a Napoli, oltre ad aver firmato un protocollo che non ha mai rispettato, annunciò che sarebbe recato a Scampia il 7 novembre, non è mai venuto, gli abbiamo portato noi il progetto, così come gli abbiamo portato le idee su Bagnoli, adesso gli daremo un progetto. Insomma, noi abbiamo idee molto chiare, il governo, il dialogo c'è, su alcuni tavoli è un dialogo migliore, penso alla città metropolitana, penso a altre cose, su Bagnoli hanno voluto forzare la mano. E io credo che è una partita politica che ci porterà sicuramente alla vittoria. Beh, noi siamo contro lo sblocca Italia, contro l'articolo 33 su Bagnoli, siamo contro il commissariamento e daremo una risposta politica molto dura al governo, democratica ma dura e determinata. Impugneremo la nomina del commissario in tutte le sedi competenti. Per l'11 aprile abbiamo indetto una grandissima conferenza internazionale dei sindaci che dalla Val di Susa alla Sicilia si sono schierati contro le sblocche Italia. La faremo a Bagnoli, nella Porta del Parco, a dimostrazione che Bagnoli è dei sindaci e dei cittadini e non è di un commissario che viene scelto nelle stanze del potere in modo tutt'altro che trasparente. Quindi noi siamo per la democrazia, per la Costituzione, Del Rio lo sa, io l'ho detto più volte, su questo si consuma una lotta politica molto forte con il governo.